Al Salone di Parigi, il Salone di casa, Peugeot si presenta con moltissime novità. Anzitutto abbiamo completato la gamma sulla tecnologia Hybrid 4. 508 RXH, 508 Hybrid 4 si sono aggiunte a 3008 Hybrid 4, quindi primo diesel ibrido al mondo, adesso è diventata una gamma. E poi, a proposito di famiglia, la famiglia di 208, che si allarga sempre di più. Sul basso, con il motore 1200 3 cilindri che è stato lanciato da pochissimo, a novembre arriverà invece il motore 1000 3 cilindri da 68 cavalli. Due nuovi motori che sono più piccoli, più compatti, più leggeri, che consumano meno e che inquinano meno. 208 XY è la versione chic, glamour ed elegante, una vettura fatta veramente per la città, una vettura fatta per le persone che ricercano uno stile molto particolare. E poi 208 GTI, l'erede vera e diretta della 205 GTI, una vettura che ha un motore 1600 200 cavalli, il peso è stato contenuto a 1160 kg, per cui un rapporto peso-potenza che regalerà grandi emozioni agli appassionati del genere. La polivalenza è oggi un concetto fondamentale. C'è qui presente il concept di 2008, che arriverà l'anno prossimo e che si ispira a 208 per la compattezza, per la leggerezza, per lo stile ovviamente, ma che esprime al meglio il concetto di polivalenza e il concetto di eleganza. Le competizioni sono elemento estremamente importante nel DNA di Peugeot e qui presentiamo la versione 208 Type R5, una vettura con un motore 1600 turbo da 280 cavalli, la trazione integrale, 1200 kg di peso, è la vettura con il quale dall'anno prossimo si andrà alla conquista dei campionati nazionali rally. E per finire RCZ, un restyling importante, si è avvicinato a quelli che sono i canoni stilistici attuali di Peugeot e poi a settembre arriverà la versione R, motore 1600 turbo da 260 cavalli. E perché i saloni sono fatti per sognare, Peugeot presenta qui a Parigi la Concept Onyx, anzi tre concept. Abbiamo una vettura, una concept car super sportiva che si basa su quella che era la vettura che faceva l'Endurance Le Mans, quindi un motore a gasolio V8 3007 da 600 cavalli, abbinata a una scocca completamente in carbonio con dei particolari in rame. Ovviamente è una concept di stile, quindi c'è una ricerca sui materiali, il rame ad esempio in questo caso è pura ricerca, lo stesso è stato fatto all'interno perché i materiali utilizzati per fare il cruscotto, per fare le sellerie dei sedili, anche in questo caso rappresentano un passo verso l'avanguardia. E poi c'è un veicolo, uno scooter a tre ruote, anche questo totalmente avveniristico, è una bicicletta. Questo per ricordare sempre che Peugeot è l'unico marchio automobilistico che copre tutti i tipi di mobilità, dalla bicicletta agli scooter, alle automobili elettriche, alle automobili ibride, per arrivare ai furgoni. Questa è la risposta che il marchio dà a un momento di difficoltà del mercato europeo, è quella dell'innovazione, del progresso e dello sviluppare sempre nuove tecnologie.